la grossa tragedia. A Davide Astori è successo anche qualcosa all'interno dello spogliatoio e la morte del capitano ha sicuramente generato grande motivazione e grande voglia di riscatto in molti giocatori, in particolare a chi gli era molto vicino. Mi riferisco a Saponara e a Sportiello, che sono stati due giocatori che fino a un mese e mezzo fa, ecco, avevano vissuto una stagione tra alti e bassi, per non dire in ombra, e che invece nell'ultimo mese e mezzo hanno cambiato radicalmente il loro rendimento in campo. E poi una Fiorentina motivata anche dalla classifica, indubbiamente, perché insomma, fino a 2 mesi fa la squadra viola era fuori da tutti i giochi possibili e immaginabili. Grazie a questo ciclo molto positivo, 6 vittorie e 2 pareggi consecutivi ottenuti dalla formazione di Pioli, ecco, le prospettive in classifica sono nettamente cambiate. Adesso c'è la possibilità di arrivare a raggiungere questo 7º posto che era ritenuto una chimera anche per quello che era successo anche la scorsa estate, perché insomma non dimentichiamoci mai che la Fiorentina viene da una grossa rivoluzione effettuata sul mercato e adesso c'è questo obiettivo concreto. Per non parlare addirittura del 6º posto, perché non dimentichiamoci anche che il Milan non è che sia molto distante dalla Fiorentina, sono solamente 2 punti avanti, insomma, di motivazioni la squadra di Pioli ce ne ha tantissime. E tra l'altro trova un avversario che di motivazioni ne dà molte, come la Lazio che è in corsa per la Champions League, e c'è stata anche una partita all'andata che non è che sia stata tranquillissima, insomma, non tutto è andato liscio come l'olio, ci sono state diverse polemiche, insomma, tutti questi ingredienti qua ci costruiscono, ci fanno vedere una partita che sicuramente sarà interessante e spero anche molto spettacolare. Sì, appunto, prendo spunto da quello che hai detto, perché l'innesto di Saponara nella partita col Benevento è stata forse una delle componenti della svolta della Fiorentina in questa stagione. Sì, indubbiamente, perché alla Fiorentina mancava molto un giocatore alla Saponara, un giocatore che riuscisse a dare imprevedibilità in fase offensiva, che riuscisse a fornire l'assist, l'ultimo passaggio, quello decisivo, e Saponara si è calato subito nella parte. Dalla partita contro il Benevento in poi è diventato titolare fisso, inamovibile di questa squadra e ha dato sicuramente il suo contributo sotto forma di assist, per la precisione in queste ultime 6 gare. Gli manca il gol, ci è andato molto vicino contro la Spal domenica scorsa, perché in due circostanze ha trovato prima sulla sua strada un difensore avversario, poi il portiere del Benevento, altrimenti 2 conclusioni sue sarebbero finite in fondo al sacco. Insomma, è un Saponara rigenerato, sicuramente quello che stiamo vedendo nel corso dell'ultimo mese e mezzo, questo è in dubbio, e questo fa anche bene a tutta la Fiorentina, perché appunto, come dicevo prima, la manovra ne giova col suo ingresso in campo. Beh, invece per quanto riguarda la partita con la Spalla c'è stato un episodio divertente perché la VAR che quest'anno ci ha regalato molte arrabbiature e invece ieri un sorriso, l'altro ieri un sorriso me l'ha strappato quando Orsato ha decretato il rigore per gli emiliani dalla Fiesole si è alzato il coro insensibile, insensibile per prendere in giro Buffon. Poi quando il rigore è stato revocato il coro è cambiato insensibile, sensibile. Quindi la VAR a volte regala pure questi momenti divertenti, però a parte l'episodio con la Spal, che idea ti sei fatto tu della VAR? Sicuramente, questo lo dico senza ombra di dubbio, è uno strumento in questo momento indispensabile. Cioè, neanche in questo momento, da molti anni indispensabile. Noi nel nostro piccolo su fiorentinanews.com stiamo portando avanti questa tesi già da diverso tempo, anche perché ne abbiamo viste di cotte di crude nel corso degli ultimi anni. Insomma, noi siamo quelli che, noi ovviamente intendo Fiorentina, Certo. siamo quelli che hanno perso una Champions League all'ultima giornata per i favori arbitrali fatti a vantaggio del Milan. Insomma, anche la partita Fiorentina-Milan di quell'anno lì con Montella in panchina fu una partita incredibile, dove se ci fosse stato il VAR, la VAR, come volete chiamarla voi, a quest'ora probabilmente staremmo parlando di una storia molto diversa. E quindi uno strumento indispensabile che viene visto con favore sempre di più anche all'estero, nonostante ci siano state molte fazioni recalcitranti a questa innovazione. Quindi da portare sicuramente avanti. Sposiamo anche la tesi del presidente dell'AIA Nicchi, che ha detto che non si torna più indietro. Ci auguriamo ovviamente che non si torni più indietro da questo aspetto qua. Ovviamente c'è da migliorarla, quello è indubbio, però
perché ci sono stati ancora alcuni, nonostante l'utilizzo della tecnologia, ci sono stati alcuni casi che hanno creato lo stesso discussioni, ma se ci pensate bene il bilancio è nettamente positivo, cioè per un episodio ancora contestabile ce ne sono stati 10, credo, che sono stati cambiati in positivo, ovviamente, e quindi il bilancio non può che essere positivo dopo questo primo anno di sperimentazione. Questo è un terreno minato parlando con voi, perché sono a conoscenza di tutte le polemiche che ci sono state, di tutti i casi che ci sono stati e anche dei ricorsi, se non mi sbaglio, anche alla magistratura, insomma, la raccolta di firme e quant'altro. Però credo, appunto, si deve parlare su grandi numeri, e sui grandi numeri sinceramente mi sembra che sia una cosa oggettiva il fatto che la vita degli arbitri, la vita anche dei tifosi allo stadio sia notevolmente migliorata dall'ingresso della tecnologia in poi, anche perché io non so a Roma, comunque a Firenze vi dico, ogni volta che è intervenuto l'arbitro, è intervenuto il VAR, dopo la decisione del VAR non c'è mai stata una discussione, non c'è mai stato un fischio partito dalla tribuna, tutti hanno ripreso a tifare per la loro squadra tranquillamente, anche quando c'è stata una decisione molto contestata a posteriori, quella del rigore che era stato concesso contro la Juventus e che poi è stato annullato dal VAR per un cavillo regolamentare incredibile. E in altri tempi sicuramente questo non sarebbe successo, sarebbe successo il fine mondo, ci sarebbero state grosse proteste e probabilmente anche qualche episodio brutto all'interno delle tribune, all'interno dello stadio. Ma io sono d'accordo con te, ma a prescindere dalla battuta della Lazio o meno, insomma, che la tecnologia se serve ad aiutare a migliorare il gioco del calcio va benissimo, c'è da lavorarci ancora abbastanza, diciamo, su questo terreno qua. Oddio, ho visto una scena al derby di Milano che sinceramente fosse stata da una parte o dall'altra, il gol dato e poi annullato. Ah, quello di Cardi, no? Erano due gol, perché prima è saltata la curva del Milan, poi è saltata quella dell'Inter. Sì. Non è proprio il massimo. Poi per un piede in fuorigioco. Però, quindi. No, diciamo che la tecnologia sicuramente, che ne dica Juventus, va portata avanti. Beh certo, poi come tutte le tecnologie sono positive, poi dipende sempre uno l'uso che ne fa, ma di qualsiasi tecnologia, quindi ritorniamo al discorso sempre quello. Tornando alla partita invece di mercoledì, Sportiello, Laurini, Pezzella, Vitor Hugo, Oliveira, Dabo, Benassi, Veretù, Chiesa, Simeone, Saponara, all'incirca questa la formazione, mi sbaglio di molto? Se non è questo ci sei andato molto vicino, credo, insomma, per 10-11esimi credo che potrebbe essere sicuramente questa. La Fiorentina ha avuto un po' di problemi in attacco nel corso dell'ultima partita. Io spero che possa essere anche recuperabile, e credo che sotto questo punto di vista stiano arrivando anche notizie positive, Cyril Terò, perché Terò potrebbe dare un po' più di aiuto al reparto offensivo, che nel corso dell'ultima partita ha fallito in qualcosa come 10 palle gol nitide, in particolare Simeone, che va un po' a strappi in questo campionato, in questa stagione qua, però per il resto credo che se non l'hai azzeccata tutta ci sei andato molto vicino. Beh sì, oggi avevo letto Milenkovic al posto di Laurini, però più o meno questo dovrebbe essere il... Laurini non ha giocato l'ultima partita solamente perché sua moglie stava fattorendo, lui ha avuto un permesso speciale dalla società all'ultimo istante, ma solo per quello, perché sennò altrimenti sarebbe stato titolare, e dà anche un po' più di garanzie rispetto a Milenkovic, nonostante che Milenkovic stia facendo un signor campionato per essere la sua prima stagione in Italia e essere anche molto giovane tra l'altro. Però dà molte garanzie, e quando c'è stata una squadra importante davanti, Pioli ha comunque sempre optato per Laurini e poco per Milenkovic. Questo potrebbe essere anche un'indizio in vista della partita di mercoledì prossimo, veramente. Prendo spunto da quello che hai detto prima, mi dici un attimo come state vivendo voi da tifosi e anche lui come da giocatore, perché mi sembra che se fosse arrivato alla Lazio sarebbe stato
contentissimo. Simeone. Scusami, ti sento molto lontano, non ho capito benissimo la domanda, se me la potete ripetere per piacere. Sì, parlavo di Simeone, come la state vivendo voi? Sicuramente ci sono delle aspettative maggiori, è tantissimo, tantissima voglia, un giocatore fortissimo, però in fase di realizzazione però è un po' carente quest'anno, è stato. Sicuramente Simeone, come ho detto prima, sta vivendo una stagione a strappi. Alterna cose buone a cose meno buone, ha avuto un periodo piuttosto negativo dove è stato a digiuno per 7 gare consecutive, poi ne ha segnate 3 in 3 partite. Domenica scorsa vi ho detto anche del fatto che ha fallito diverse occasioni da gol. È un centravanti in divenire, mettiamola così, ancora non ha un'esperienza tale in Italia per essere decisivo a tutti i livelli, è un buon giocatore sicuramente, in prospettiva anche buonissimo secondo me, che si porta dietro anche il peso di una valutazione enorme che gli è stata data nel corso dell'ultima estate, perché non dimentichiamoci, la Fiorentina per comprarlo dal Genoa ha speso 15 milioni più 3 di bonus, alla fine dovrebbero essere 18 i milioni che investirà la Fiorentina Club Rossoblù, e quando ti porti dietro una valutazione del genere, tante aspettative con la poca esperienza che lui ha, ecco che può essere anche comprensibile il fatto che non sia stato così continuo come si sperava all'inizio. Secondo me rende molto di più a fianco di un attaccante vero, di un centravanti vero, e lui può svariare, è veloce, può sfruttare le sponde, però Pioli, conta sua, deve fare anche necessità virtù, non ha tantissimo materiale là davanti, per cui è costretto a schierarlo come centravanti, ed un po' si snatura anche lui stesso in campo, perché dà tutto, è molto generoso, ma va ad incorrere anche i difensori avversari nella metà campo della Fiorentina, e così facendo disperde anche molte energie, in parte da molto lontano non può essere così decisivo come lo si vorrebbe sotto porta. Per quanto riguarda una mia curiosità sul settimanale della Gazzetta dello Sport, Sport Week, non so se è di questa settimana o della settimana scorsa, c'era un fondo in cui si parlava della Fiorentina, un po' un discorso in generale, in un estratto diceva: la Fiorentina è un parente che si siede a tavola, è un affetto che condiziona sentimenti anche delle mamme e delle figlie. Non esiste in Italia un sentimento di appartenenza così generalizzato tra città e la sua squadra. Chiaramente ogni tifoso pensa un po' questo della propria squadra, ma parlando proprio di Firenze, cosa rende unico questo legame? È unico di per sé. Secondo me in Italia è paragonabile a quello dei bergamaschi per l'Atalanta, perché anche quell'esempio lì potrebbe essere calzante. Però c'è una grossa identità di fondo tra i cittadini di Firenze e la loro squadra. Non ci sono due squadre come a Roma, a Firenze, non ci sono due squadre come a Milano, ce n'è una sola, e quindi già questo è un punto di vantaggio per la sola squadra che c'è nella nostra città, che è grande e piccola allo stesso tempo, una dimensione che poi alla fine diventa media, e poi ha anche una tradizione di fondo che si tramanda di generazione in generazione. Chi è tifoso della Fiorentina non è tifoso della Fiorentina per le vittorie, perché purtroppo l'Alto d'Oro è lì a dimostrarlo, insomma qualcosina la Fiorentina ha vinto, è più o meno paragonabile a quello che ha vinto la Lazio, più o meno, però non diventa tifoso della Fiorentina per le vittorie, uno diventa tifoso della Fiorentina perché è di Firenze, da vita a Firenze, ed ha una tradizione familiare che si tramanda di generazione in generazione. Questo aspetto qua ha reso molto simbiotica questa realtà fiorentina, quasi da trasformarla in un aspetto unico o quasi in Italia. È un tutt'uno che si vive giornalmente, insomma, e ce ne rendiamo conto anche noi che operiamo su internet e che abbiamo anche a che vedere con molti tifosi con nome e cognome che si espongono tutti i giorni, insomma, vediamo chi siamo. Sappiamo che faccia abbiamo e sappiamo anche che questo affetto è un affetto che è difficilmente scindibile, è un affetto che difficilmente si romperà con il passare del tempo.
No, guarda, Stefano, l'ultima curiosità che ti volevo chiedere è se il record delle 6 vittorie cioè il record delle 6 vittorie consecutive è assoluto, nemmeno nel periodo di Batistuta era stato eguagliato un filotto di vittorie consecutive così, giusto? Se non Allora, erro. nell'epoca di Batistuta, no.